Ciao Nico! Ciao mamma! Quest'oggi parliamo dal mio point of view. Bellino, bellino, mi piace questa cosa. Ti piace? Sì. Dove sì. Io mi muovo, tac. Proprio tipo Real TV. Esatto, voglio anche guarda, far vedere il nostro tutto fare, camera, eccolo là. Che guarda là. Ciao. Welcome back on Guitar Academy Italia nella sezione domande e risposte, un po' il bar di Guitar Academy. È vero, bellino il bar sarebbe. Ti piace? Ciao, sì, Nico. Sì, sì. Ci manca da bere oggi. Oggi siamo sì, vabbè, c'è la bottiglia di tesorino, ma non credo che no, sia. No, non è proprio la stessa cosa. E allora, in questa sezione domande e risposte, in questa puntata, vogliamo rispondere a una domanda che ci hanno fatto in diversi followers, ovvero la differenza tra i pick-up single coil e humbuckers. Ti faccio la domanda. Okay. Allora, in questa sezione oggi vogliamo parlare, o meglio, vogliamo rispondere ad una domanda che molti di voi ci hanno fatto, e cioè qual è la differenza tra i pickup single coil e humbuckers? Allora, sono due pickup totalmente opposti l'uno all'altro. Tanto per cenni storici e rendere un po' l'idea, i single coil sono quelli che vediamo sulla Stratocaster, sulle strato standard, i tre singoli proprio, oppure sulle Telecaster. Gli humbucker invece sono quelli che vediamo più comunemente sulle Gibson, ecco, per fare una cosa molto esatto. Ampio raggio, poi vabbè dipende da vari modelli. Allora, i pickup single coil, lo dice il nome stesso, avvolgimento singolo, quindi sono avvolti singolarmente e hanno un suono, parlando dal punto di vista sonoro, un po' più ferroso, più attacco, più Fender, se si vuole proprio dire così, più da Stratocaster. Il pickup humbucker invece è un pickup doppio avvolgimento, quindi meno rumore di fondo, però più grosso, quindi come se fosse un doppio single coil. Esatto, di fatto quando lo hanno creato hanno preso due single coil, li hanno accoppiati, ribaltati se non sbaglio. Sì, per la fase, e funzionavano come un humbucker. Dipende dal genere da gusti, non c'è un pick up perfetto, dipende anche dal genere che suonate, dalla chitarra che avete, ci sono mille combinazioni, c'è chi sostiene che il single coil sia il vero pick up perché è più fedele al tocco del chitarrista, c'è chi invece preferisce l'humbucker perché ha un suono leggermente più caldo, perché spinge anche di perché più, perché spinge di più, cioè ci sono mille scuole di pensiero. Io vi invito come sempre a provare e a rendervene conto, e anche qui non c'è un pick up definitivo. No, esatto, anche perché tra l'altro poi di mezzo ci sono anche i P90. I P90, che sono sempre single coil, sono quelli un po' più fatti tipo saponetta. Sì, sono un po' una via di mezzo come forma tra il single e l'humbucker. E anche come suono sono, diciamo, un po' più caldi di un single coil, però un pochino meno carichi di un humbucker. Quindi sì, ci sono, è una via di mezzo che a me personalmente piace molto. Però si trova meno, vero? Un po' più raro, su sì. Su quali chitarre si trova? La può trovare su delle Gibson 330, mi pare, su Epiphone, anche su delle Telecaster. Comunque nasce come quasi un pick-up che poi viene aggiunto dopo. Oppure su delle Les Paul di quelle 56, non so, quelle classiche gold top, insomma c'è un pickup molto tradizionale. L'unico problema che può avere è un pochino rumoroso, quindi ronza un po' essendo un single coil. Però sono stati inventati dei modelli noiseless, come sono stati inventati dei modelli noiseless anche per i single coil. Ah sì, quindi non c'è più quello di... No, sono stati migliorati e hanno tolto quel ronzio, che a me personalmente mi piace perché è la caratteristica del pick up. Poi certe volte in situazioni live o anche in studio può essere utile non avere quel ronzio sul silenzio. Quindi insomma, a voi la scelta sempre. Io non mi sento mai di consigliare una cosa piuttosto che un'altra. Ok, comunque per chi è proprio neofita, per farvi capire, single coil, Stratocaster, David Gilmour, Pink Floyd. Bravo, sì. Humbuckers, ACDC, Angus Young. Les Paul, Slash agli humbuckers. Agli humbuckers. Eric Clapton ha avuto spesso ultimamente una Stratocaster. Quindi insomma, Stevie Ray Vaughan, Bluesman, aveva una Stratocaster con i single coil. Quindi insomma, cioè, sono pick up che alla fine possiamo risentire da tutte le parti. Jimi Hendrix, ragazzi. Jimi Hendrix, Stratocaster. Quindi insomma, coil. Quindi capito, non importa il pick up, ma importa quello che c'è dietro, ecco. E poi soprattutto conta il manico. Eh sì, quello sempre. Bene, noi speriamo di essere stati esaustivi, come diciamo sempre, vi ringraziamo. Ringraziamo tutti gli amici e amiche che ci stanno mandando le foto con la loro maglietta patata rock.
vi amiamo ragazzi, vi amiamo di cuore, vi baceremo uno ad uno, soprattutto Ricco vorrebbe baciare tutti i maschietti, tutti maschi, tutti sì, maschi. Uno per uno. E ringraziamo la regia, ringraziamo i tecnici, anzi ringrazierei te, vai stasera, grandi tecnici, Andrea Sella sempre pronto dietro la macchina da presa a farci da tutto, da tutto, da tutto, è tutto fare. E soprattutto voi ragazzi, non smettete mai di seguirci, soprattutto iscrivetevi al nostro canale Patata Rock. Yeah.